Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6 che apriamo subito con una finestra e andiamo a Vasto. Perché? Perché c'è stata la visita poco fa del leader, segretario della Lega Matteo Salvini in questo tour nel centro-sud. Già 2 giorni fa Salvini, lo ricorderete, è stato ad Avezzano in Marsica e in questo caso invece ha visitato uno dei centri costieri principali della nostra regione. E allora per commentare le parole di Salvini, per ascoltarlo, ma anche per sapere quello che è il punto della situazione attraverso il coordinatore regionale Luigi Dero, andiamo proprio a Vasto dal nostro Giuseppe Dintino. Buonasera Giuseppe. Buonasera a voi da Vasto, come dicevi siamo con il coordinatore regionale della Lega Luigi Deramo che ringrazio per aver accolto il nostro invito. E Salvini è tornato in Abruzzo a distanza di pochi giorni dalle ultime visite ad Avezzano e all'Aquila. Allora ascoltiamo subito l'intervento di Matteo Salvini e poi lo commenteremo insieme all'onorevole Deramo. È una follia nel momento in cui è pieno di italiani che non hanno ancora preso la cassa integrazione, che ci sia qualche parlamentare aggrappato alla poltrona e ai vitalizi, è disgustoso. Saremo in tutte le piazze italiane, anche abruzzesi, nel weekend del 4 e 5 luglio per raccogliere le firme contro la sanatoria per gli immigrati, per fermare le cartelle di Equitalia e per fermare anche il ritorno dei vitalizi. Segretario, volete il candidato sindaco anche a Vasto? Una cosa per volta, sono contento di quello che la Lega sta facendo in Abruzzo e per gli abruzzesi, sono contento delle squadre che abbiamo presentato a Chieti e ad Avezzano. Vasto è una bellissima città, 40.000 abitanti che d'estate raddoppiano. E mi risulta che ci siano non uno ma diverse donne e uomini che si stanno preparando per prendere in mano le redini di questa città, però una cosa per volta, sono contento di quello che la Lega sta facendo in Abruzzo e dell'affetto che gli abruzzesi ci riservano. Questo è un passaggio che abbiamo organizzato in 4 e 48, vedere così tanta gente per me è motivo di orgoglio. Abruzzesi e che cosa apprezza? Terra fiera, terra dignitosa, terra di lavoro. Non chiedono aiutini, assistenza, beneficenza, lavoro, 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 è quello su cui ci stiamo impegnando, vuol dire infrastrutture. L'Abruzzo non può essere isolato, è una terra stupenda con un mare incredibile, un interno anche più bello. Lavoro e infrastrutture, è quello su cui ci stiamo impegnando. Abbiamo delle proposte in Parlamento, modello Genova per sbloccare i cantieri, sostegno alle imprese e sostegno al turismo. Qua siamo in una splendida località di mare. Il bonus vacanze partorito dal governo è, per citare Fantozzi, una boiata pazzesca, perché dovrebbe essere anticipato dagli imprenditori che già hanno i loro problemi. C'è poi il tema sicurezza legato all'immigrazione che coinvolge diverse realtà abruzzesi. Su questo, come Lega, saremo assolutamente attenti. No, se una persona mi vuole stringere la mano e mi guarda negli occhi, io ci sono. È giusto essere attenti, però i dati scientifici e medici dicono che fortunatamente i reparti di terapia intensiva e i pronti soccorsi si sono svuotati. Bisogna stare attenti, però bisogna stare attenti anche al fatto che la fame e la disoccupazione non facciano più vittime del virus. E quindi chiudere tutto a oltranza mi sembra la risposta sbagliata. Penso alla scuola, penso all'incapace ministro Azzolina. Vogliamo dei bimbi in classe con certezze, senza mascherine, senza plexiglass, con insegnanti veri, con ore piene, con palestre frequentabili e non a distanza. Per le amministrative avete trovato la quadra con Forza Italia e Fratelli d'Italia, a livello locale però c'è qualche tensione. Tutto passerà perché prima vengono gli abruzzesi, quindi noi abbiamo dimostrato enorme generosità quando si è trattato di votare per la regione Abruzzo, per il comune dell'Aquila, per il comune di Pescara, per il comune di Teramo. Diciamo che come primo partito italiano e abruzzese abbiamo le idee ben chiare. Allora abbiamo ascoltato il leader della Lega Salvini, onorevole Deramo. Il leader della Lega ha parlato di diversi temi, ha parlato anche d'Abruzzo e a proposito è spesso in Abruzzo in questo periodo. Ma 3 visite in 20 giorni, questa è la dimostrazione che Matteo Salvini ha un'attenzione particolare per questa regione, anche perché credo che i risultati che abbiamo ottenuto come Lega, come gruppo Lega, come assessori in giunta della Lega in questo anno siano risultati importanti. Basti semplicemente pensare alle 2 manovre finanziarie che abbiamo messo in atto proprio su iniziativa della Lega durante il lockdown e che hanno dato risposta con una
serie di contributi anche importanti a fondo perduto agli imprenditori, ai commercianti, agli artigiani, ai professionisti e alle partite in IVA in generale, che sono quelle più colpite, sono state quelle più colpite a causa del Covid. Quindi credo che l'Abruzzo la regione Abruzzo a locomotiva Lega sia diventata un modello da seguire anche per le altre regioni italiane. Salvini ha toccato anche il tema delle infrastrutture, un tema che per quanto riguarda l'Abruzzo è un po' un tema annoso, si parla tanto dell'alta velocità Pescara-Roma e anche del raddoppio della linea adriatica. Quanto è importante per l'Abruzzo essere collegato con il resto della penisola? È fondamentale sia per le zone interne che per quelle costiere, è una discussione questa che va avanti da oltre 30 anni e credo anche che le ultime uscite del governo PD 5 Stelle per bocca del Premier Conte di fatto siano l'ennesima presa in giro. Si parla di alta velocità, non si citano fondi, non è chiara la progettazione. Credo che il governo dovrebbe avere il coraggio di puntare sullo sviluppo infrastrutturale dell'Abruzzo, perché è l'unica risposta immediata che potrebbe dare lavoro, occupazione e stabilità economica. Arriviamo al nodo amministrative, che è un po' il tema caldo di questi giorni, perché a settembre si voterà in due importanti comuni abruzzesi, ovvero Chieti e ad Avezzano. A Chieti in particolare la Lega sostiene il proprio candidato Fabrizio Di Stefano, e a proposito di questo ci sono state un po' di tensioni, possiamo dire, perché Forza Italia inizialmente non voleva sostenerlo, poi c'è stato un accordo tra Berlusconi, Salvini e la Meloni per un centrodestra unito e compatto, però che a livello locale non ha soddisfatto tutti, parliamo ad esempio di Mauro Febbo che si è autosospeso dal partito. Voi credete ancora in un centrodestra unito? Per noi il centrodestra unito è un valore, d'altronde il centrodestra unito ha vinto tutte le competizioni elettorali che si sono succedute negli ultimi 4 anni e non potrebbe essere diversamente. Abbiamo valori comuni, abbiamo programmi comuni, chiaramente la Lega è il primo partito della coalizione, quindi nel caso specifico dell'Abruzzo, dopo che in maniera assolutamente responsabile abbiamo fatto un passo indietro proprio per l'unità della coalizione all'Aquila, a Teramo, a Pescara, alla regione Abruzzo, credo che i cittadini vogliano dei sindaci che siano direttamente espressione della Lega. In più, nel caso specifico di Chieti ma anche di Avezzano, abbiamo persone altamente qualificate. Fabrizio Di Stefano è un politico assolutamente maturo, è un bravissimo amministratore, quindi credo che sia la persona e la figura migliore per dare un rilancio reale e concreto al capoluogo di provincia. Poi, per l'amor di Dio, le posizioni dei singoli rimangono posizioni dei singoli. Noi non polemizziamo né tantomeno vogliamo neanche soffermarci rispetto a sottolineature che qualcuno fa. A noi interessa parlare ai chietini, a noi interessa parlare agli avezzanesi, del resto è a queste persone e a queste due cittadinanze che dobbiamo dare delle risposte, che si aspettano, lo ripeto ancora una volta, dal primo partito della coalizione in Abruzzo e sia a Chieti che ad Avezzano. Siamo a Vasto, quindi state lavorando anche per esprimere un candidato sindaco leghista anche qui a Vasto? Ma noi avvertiamo il peso della responsabilità, del resto quando si guida una coalizione importante come quella del centrodestra bisogna assumersi le responsabilità. Vasto è una città strategica sia da un punto di vista economico, della realtà economica, sia da un punto di vista del turismo. È una città che è governata da 15 anni, mal governata da 15 anni dal Partito Democratico, e quindi credo che meriti la possibilità non solo di cambiare governo ma che si attuino su Vasto tutta una serie di politiche che nel corso di questi anni non sono mai state prese in considerazione, ed è per questo che iniziamo da subito a costruire un progetto alternativo a quello fino ad oggi offerto dal Partito Democratico, sarà composto di 10 punti sui quali già stiamo lavorando, che apriremo al confronto con la città, con gli ordini, con le professioni, con le categorie, con il mondo del terzo settore, anche con la realtà dei sindacati, perché crediamo che soltanto attraverso un percorso di grande partecipazione e condivisione si possono evidentemente dare delle risposte alle mille problematiche che questa città vive. Abbiamo una classe dirigente su Vasto
che posso definire tra le migliori che abbiamo all'interno del partito in Abruzzo, ovvero è che esprimiamo ben due consiglieri regionali e siamo l'unico partito che ha eletto due consiglieri regionali nella stessa città, quindi abbiamo una classe dirigente che può tranquillamente aspirare a ricoprire il ruolo di candidato sindaco. In conclusione, onorevole, anche qui erano presenti alcuni contestatori, come era già accaduto all'Aquila e ad Avezzano. Allora, noi abbiamo ascoltato anche la loro voce, ascoltiamoli e poi potrà rispondere come meglio crede. Salvini è stato contestato nelle ultime venute in Abruzzo, contestato anche a Vasto. Cosa vi spinge a venire qui? Siamo un movimento politico, siamo dei liberi cittadini che casualmente ci siamo incontrati qui e penso che condividiamo lo stesso pensiero, ovvero che il nostro problema non è la Lega, anche se ci sono dei punti che noi non condividiamo della Lega, ma non stiamo contestando la Lega, stiamo contestando quel signore lì, il signor Matteo Salvini, perché basta guardare l'ultimo mese di attualità e vedere che personaggio è. Se potesse mai essere eletto, pensate quello che potrebbe succedere. Se ce l'avessi davanti Salvini in questo momento, cosa gli diresti? Ma innanzitutto gli farei una lezione di storia, prima di tutto di storia italiana, sui diritti italiani, sulla democrazia, perché non sa proprio cosa vuol dire. E gli farei una domanda in particolare. Mi farei spiegare il rapporto che lui ha con i partiti e i gruppi di destra estrema di tutta l'Europa, sia per lui e per la sua amica, la signora Meloni. Voglio vedere cosa mi risponde il signor Salvini. Mi spiace non vedere qua i pentastellati, soprattutto di Vasto, che aveva un gruppo grandissimo, e non ne vedo uno qua purtroppo, con mio malincuore proprio. Forse qualcuno è rimasto affezionato all'ex alleato? No, anzi è un motivo in più per attaccarlo, perché ci ha tradito. Per cosa lo contesta maggiormente? Soprattutto, ma per tutto, cioè per tutto. Non ci sta una cosa, ci ha tradito. Una domanda che gli vorrei fare: i 49 milioni di euro che ci ha rubato dalle mie tasse, io sono agente di commercio, lavoro su strade vergognose, lo Stato non ha i soldi, però i suoi 49 milioni, pari a 100 miliardi delle vecchie lire, quante strade sarebbero fatte? Cosa possiamo rispondere ai contestatori? Ma il commento sinceramente lo lascio agli ascoltatori, non è possibile commentare una sommatoria aritmetica di insulti privi di ogni ragionamento politico e di confronto democratico, muovere delle accuse tra l'altro basate su fatti mai esistiti o comunque su sottolineature che non sono politiche, offenderebbe l'intelligenza delle persone. Come si può parlare di sistemi non democratici quando si parla del leader del primo partito europeo di centrodestra italiano, abruzzese e anche a Vasto? Cioè, milioni di italiani votano Matteo Salvini, bisognerebbe avere semplicemente il rispetto, pur non condividendo magari le idee che noi esprimiamo, ma il rispetto, perché il rispetto è alla base di ogni forma democratica. Del resto sfido chiunque a vedere se alle manifestazioni dei comunisti ci sono militanti della Lega che vanno a disturbare le manifestazioni degli altri. Non lo abbiamo mai fatto, perché abbiamo rispetto di tutte le posizioni di tutti i movimenti politici o civici che si vogliono esprimere. Grazie all'onorevole Luigi Deramo per la sua disponibilità, per essere intervenuto nel nostro telegiornale. Da Vasto è tutto, linea allo studio. Grazie a Giuseppe Dintino. Proseguiamo e passiamo da un Matteo della politica italiana ad un altro, Matteo Renzi, che in tour a Teramo ieri ha presentato a Piazza Sant'Anna il suo nuovo libro, La mossa del cavallo, un'accoglienza pacata, quella che i teramani hanno riservato al leader di Italia Viva, che ha ricordato i 2 miliardi stanziati dal suo governo per l'Abruzzo. Il servizio è di Tania Bonnici Castelli. Renzi a Teramo non entusiasma e non delude. Un'accoglienza pacata, quella che i teramani hanno riservato al leader di Italia Viva, che ha presentato in Piazza Sant'Anna il libro La mossa del cavallo, di cui è l'autore. Uno stratagemma il suo già visto. Quando era in corsa per diventare segretario del Partito Democratico, Renzi presentò nel 2012 al Cursal di Giulianova l'altro suo libro dal titolo Stil Novo. Allora l'accoglienza fu molto più calorosa. Il rottamatore era una novità.
Oggi è un déjà vu che non appassiona troppo, anche quando il leader di Italia Viva ricorda che, grazie al suo governo, l'Abruzzo ha ricevuto uno stanziamento di 2 miliardi di euro. Un Abruzzo che è diventato anche laboratorio politico, viste le alleanze che Renzi sta attuando a Chieti con il centrodestra. Io penso che sia importante che intanto in Abruzzo, come in tutto il resto del paese, le cose si facciano concretamente. E per farle concretamente bisogna passare dalle parole ai fatti, quindi bisogna che i cantieri finalmente partano. Abbiamo messo nella scorsa legislatura 2 miliardi di euro per l'Abruzzo, questi 2 miliardi vanno spesi, poi sulle dinamiche amministrative locali naturalmente rispondono i territori locali, ma la cosa interessante è che Italia Viva c'è e c'è per concretizzare i progetti e i denari che già abbiamo messo. Renzi ribadisce che il suo partito a Teramo si è costituito ed è solido. I coordinatori provinciali sono Maria Cristina Marroni e Vincenzo Di Marco, quelli comunali Dodo Di Sabatino e Lucia Verticelli. L'ultima domanda rivolta a Renzi è se lui sapesse che la maggior parte dei vertici territoriali di Italia Viva allora si era pubblicamente espressa contro il suo referendum costituzionale, votando no. È una domanda che purtroppo resta senza risposta. Matteo è già andato via, alla fretta indiavolata di un cavallo. E ora parliamo di coronavirus con il consueto bollettino. Scendono i numeri, ma l'Abruzzo non riesce a mantenere fisso lo zero nella casella dei nuovi contagi. Su base settimanale l'aumento è di 5 unità. Il servizio di Alfredo Pimante. In Abruzzo si registra un nuovo caso di positività al Covid-19 dagli ultimi tamponi analizzati nei laboratori di Pescara, Teramo, Chieti e L'Aquila. In totale, da inizio emergenza dunque, il numero dei contagiati da coronavirus arriva a 3.285 e su base settimanale l'aumento è di 5 unità. Attualmente ci sono 30 pazienti, meno 2 rispetto a ieri, ricoverati in ospedale e 2 in terapia intensiva, mentre gli altri 326, meno 11 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 461 pazienti deceduti, numero invariato rispetto a ieri. 2.466 sono le persone dimesse guarite e 2.361 quelle che hanno risolto i sintomi dell'infezione risultando negative a 2 test consecutivi. Dunque gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei guariti e dei deceduti, è di 358. Con una diminuzione di 13 unità rispetto a ieri. Del totale dei casi positivi, 225 sono residenti in provincia dell'Aquila, 816 in quella di Chieti, 1586 in provincia di Pescara, 631 in provincia di Teramo, 25 provengono da fuori regione, mentre per 2 casi non è stata indicata la provenienza. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus in Abruzzo sono stati eseguiti complessivamente 102.606 test. Cambiamo ancora pagina. Per favorire la lotta al degrado urbano, per la sicurezza e per il pronto intervento nell'ambito dell'ordine pubblico, l'amministrazione comunale di Pescara ha deciso di potenziare il nucleo Giona, previsti più uomini e mezzi. Il servizio di Paolo Renzetti. Prosegue la lotta al degrado urbano da parte dell'amministrazione comunale di Pescara, sempre più vigili in strada sindaco, sempre più provvedimenti per tenere la città pulita e in ordine. Oggi presentiamo un nuovo nucleo antidegrado formato da 12 agenti di polizia municipale in motocicletta che interverranno in città in tempo reale in ogni situazione di degrado che si dovesse presentare o che dovesse essere segnalata comunque dai cittadini. Parliamo di controlli dei parchi, controllo della riviera, controllo di tutte le zone della città più sensibili dove avvengono situazioni che creano allarme sociale o disagio sociale. Ieri per esempio siamo intervenuti ai giardini di Piazza Primo Maggio e al Florida dove c'erano state segnalate situazioni di spaccio e siamo intervenuti in maniera diretta, tempestiva. Combatteremo con forza le bici sui marciapiedi, le situazioni dello spaccio, le deiezioni canine che non vengono raccolte, i rifiuti ingombranti, tutte le cicche di sigarette a terra, tutte queste situazioni danno l'immagine di una città, cioè una città più pulita, più bella, più accogliente. Abbiamo cercato di dare una risposta più
efficace possibile, destinando le risorse che avevamo, cioè i motociclisti. Abbiamo 10 moto con la livrea, con i colori di istituto, che di solito facevano esclusivamente, diciamo, il pronto intervento per la polizia stradale. Abbiamo destinato, e più tardi faremo anche un corso di formazione specifico, questi soggetti a dare una risposta immediata a queste istanze di sicurezza che hanno chiesto i cittadini, in ragione di queste condotte di cui le parlavo, che prima erano un appannaggio quasi esclusivo del reparto Giona. Ad Avezzano sono stati arrestati due giovani marocchini, uno di loro sarebbe il responsabile dell'aggressione ai danni di un poliziotto. Il vicequestore ha escluso la presenza di un terzo giovane sulla scena della rapina di sabato scorso. Vediamo il servizio. Si torna a parlare del problema sicurezza ad Avezzano dopo i fatti violenti nella notte tra il 20 e 21 giugno in pieno centro. Nessuna rissa denunciata alle forze dell'ordine, nonostante la centralissima piazza Risorgimento sia stata teatro di un'aggressione e rapina ai danni di minori, reati per i quali sono accusati due giovani marocchini già arrestati dagli uomini del commissariato di Avezzano. I due si trovano al momento reclusi nella casa circondariale di Vasto. La ricostruzione dei fatti dal vicequestore Giancarlo Ippoliti. Due stranieri chiedono una sigaretta a un gruppo di ragazzi minori di Avezzano. Loro non offrono la sigaretta richiesta, loro si sentono infastiditi da questo rifiuto e uno degli stranieri estrae un coltello con un tono minaccioso. Questo avviene in via Veneto. I ragazzi, impauriti, iniziano a fuggire. Loro inseguono i ragazzi, che cercano anche di disperdersi nel quadrilatero della città, nelle vie adiacenti al centro, e vengono raggiunti due di questi ragazzi, perché all'inizio erano circa sei, due di questi ragazzi vengono raggiunti nei pressi di Piazza Risorgimento. Lì viene colpito il primo ragazzo con un collo di bottiglia rotto alla testa. Poi l'altro ragazzo viene attinto da un colpo di arma da taglio alla spalla e con calci e pugni viene rapinato del portafogli e del cellulare. All'arrivo degli agenti, i due aggressori si erano dati alla fuga, ma grazie al riconoscimento delle vittime sono stati identificati dalla polizia. Uno dei due stranieri è risultato essere il responsabile di un'aggressione ai danni di un poliziotto fuori servizio che aveva tentato di sventare un furto. Episodio che anche grazie al riconoscimento delle vittime ha spinto gli agenti a procedere al fermo nei confronti del 22enne. Abbiamo controllato la città punto per punto per rintracciare, perché sono senza fissa dimora questi due soggetti. Quindi non è una ricerca facile. È vero che è successo un fatto grave, perché non possiamo non qualificarlo come tale, però è stata data anche una risposta immediata. L'Azzu di Teramo si aggiudica Stream, un finanziamento europeo di oltre 9 milioni di euro diretto al contrasto delle catastrofi alluvionali dei territori adriatici. Grande soddisfazione del governatore Marsiglio, che è intervenuto questa mattina a Teramo alla presentazione ufficiale del prestigioso progetto. Il servizio. L'azienda per il diritto agli studi universitari di Teramo coglie un obiettivo prestigioso e internazionale, vincitore di Stream, un progetto interregionale Italia-Croazia da 9 milioni di euro finanziato dall'Europa, che migliorerà le capacità di monitoraggio e gestione dei territori adriatici nel reagire prontamente alle catastrofi alluvionali. Si svilupperanno quindi all'interno di questo progetto i vari 20 partner, si svilupperanno 9 progetti pilota. Di questi 9 progetti pilota, uno lo svilupperemo noi come azienda per il diritto allo studio per il territorio dell'Aquila e quindi di Teramo, e quindi questo è il nostro contributo all'interno del progetto complessivo. Il nostro tema sarà la depurazione, cioè come intervenire nei depuratori in fase emergenziale in caso di alluvioni e come mitigare il tasso di inquinamento di questi depuratori. Grande soddisfazione per il successo dell'Azzu di Teramo da parte del governatore Marsiglio, che ha voluto presenziare la presentazione ufficiale del progetto. Un progetto importante anche di cooperazione europea, con il quale cerchiamo di sviluppare metodi di controllo, monitoraggio del territorio, messa in sicurezza rispetto alle alluvioni, che è un tema sul quale questo territorio è particolarmente esposto e sensibile.
Stream non porterà solo lustro all'Azu di Teramo e all'Abruzzo tutto, ma creerà opportunità lavorative per studenti universitari attraverso borse di studio dedicate. Lei inizia il suo mandato con questo progetto importantissimo. Per noi è stata una bellissima cosa presentare, poter avviare alla realizzazione questo bellissimo progetto, attualissimo. Questo progetto Stream è rivolto praticamente alle calamità naturali, a quelle che sono praticamente i danni causati sul territorio dalle alluvioni e quant'altro. È un progetto importantissimo perché ci sono partner internazionali, tutto il bacino che si affaccia sull'Adriatico, e questo progetto ha una ricaduta sui nostri giovani, sul nostro territorio, che vuole portare delle borse di lavoro ai giovani, che per noi è un aspetto fondamentale e importante per creare nuove conoscenze, far sì che i giovani hanno a disponibilità di uno studio che possono interfacciarsi e confrontarsi con gli altri paesi. Il Comune di Teramo, con una delibera, ha stanziato 178.000 euro per gli assegnatari degli alloggi ATER al fine di consentire alle famiglie più bisognose di pagare le spese necessarie al trasferimento negli alloggi. Vediamo. Abbiamo atteso, insomma, il trasferimento delle risorse da parte della Protezione Civile, con la quale c'è stata comunque un'interlocuzione. Non sono ancora arrivate queste risorse, ma avevamo fatto capire che c'era un'emergenza, perché ci sono tante di queste famiglie assegnatarie dell'alloggi ATER che non sono nelle condizioni di poter anticipare le risorse e quindi essere poi rimborsate, quindi vanno erogate immediatamente, ce ne faremo carico noi. Abbiamo quantificato sulla base, ovviamente, delle assegnazioni già effettuate, perché di quelle ragioniamo, di complessivamente di 178.000 euro, questo è l'importo che gli uffici hanno quantificato. Sulla base delle indicazioni della Protezione Civile, gli interventi sono graduati sulla base della dimensione degli alloggi. Abbiamo già predisposto il modello di domanda, che verrà ovviamente pubblicato sul sito, per consentire a queste famiglie subito di avere le risorse e di poterle spendere. Si tratta di situazioni sociali gravi, famiglie che tra l'altro non possono entrare nelle case assegnate perché in tante situazioni mancano gli allacci, oltre al costo agli oneri, appunto, del trasloco e all'acquisto degli arredi. Contestualmente auspichiamo che ATER risponda all'ultima richiesta che abbiamo effettuato, ci siamo visti ieri con la dottoressa Ceci, per poter procedere al secondo bando, su cui siamo pronti. Siamo avanti, stiamo correndo, speriamo, ecco, che non ci siano intoppi derivanti da fattori esterni al comune, perché dobbiamo dare una risposta immediata. Per quanto riguarda il termine degli sfollati di lasciare gli alberghi a fine mese, è cambiato qualcosa? Ma siamo in attesa che la Protezione Civile dia un tempo definito, certo, resta il termine del 30 giugno, ovviamente c'è la flessibilità per particolari situazioni, anche per soprattutto per le famiglie che sono in attesa di trasferirsi e coloro che hanno diritto a partecipare anche al secondo bando. Ci sono anche tanti altri comuni, non solo il comune di Teramo interessato, penso ad esempio al comune di Cermignano, che è un comune più piccolo ovviamente, ma che vive una grande difficoltà. Mi sono sentito con il sindaco, è necessario che la Protezione Civile dia dei tempi definiti. E ora lo sport. Per la 30ª giornata di Serie B, questa sera alle 21, il Pescara sarà in campo all'Arena Garibaldi contro il Pisa del pescarese Luca D'Angelo. Biancazzurri a caccia di un altro risultato positivo dopo la vittoria sulla Juve Stabia, anche se in uno stadio che non porta bene, dove il Pescara non ha mai vinto. Assenti Bocic e Balzano, oltre a Campagnaro e Lungo, De Genti, Tuminello, Cioce e Di Grazia. Proprio l'assenza di Balzano spingerà le Grottaglie a qualche modifica rispetto alla partita vinta sabato scorso. Due le ipotesi: il ritorno alla difesa 3 con Crecco centrale e Masciangelo quinto di sinistra, oppure conferma del 4-4-2 con l'abbassamento di Zappa e l'inserimento di Clemenza. In avanti conferma per Galano e Pucciarelli, mentre a centrocampo ci sarà ancora spazio per Castanos, con Palmiero che, ristabilito, partirà dalla panchina. Dubbio modulo anche per il Pisa: D'Angelo è solito alternare il 3-5-2 con il 4-3-1-2. Nella seconda ipotesi l'ex Soddimo sarà il trequartista. Rosa al completo: recuperati il centravanti Moscardelli, che partirà dalla panchina,
e il centrocampista Marin, che sarà tra i titolari. Direzione di gara affidata a Daniele Minelli della sezione di Varese. Fischio d'inizio, come detto, alle ore 21. Alle 20:30 invece su TV6 l'appuntamento consueto con Diretta Stadio per commentare la partita assieme ai nostri ospiti. Vediamo a tal proposito anche la schermata di questa 30ª giornata, che è già iniziata con l'anticipo delle 18:45 tra Trapani e Pordenone. Trapani al momento in vantaggio 1-0, rete dell'ex biancazzurro Mamadou Koulibaly. Le altre partite: Chievo Spezia, Cremonese Cosenza, Empoli Benevento, Frosinone Cittadella, Juve Stabia Livorno, Perugia Crotone, Pisa Pescara per l'appunto, Venezia Ascoli e Virtus Entella Salernitana. Scendiamo in Serie C. Dopo la giornata di riposo di ieri, il Teramo torna al lavoro con la seduta pomeridiana odierna per preparare il primo turno di playoff in programma martedì prossimo. È carico il difensore Tommaso Cancellotti, galvanizzato anche dalla nascita del piccolo Leonardo. Ascoltiamolo. Sì, diciamo che questo ultimo mese è stato un mese ricco di emozioni e di grandi soddisfazioni. La nascita di Leonardo è veramente una gioia infinita. Pensavo di essere preparato e cosciente della felicità che avrei provato, ma in realtà è molto 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 più grande. E insomma, sono veramente felice, un momento molto bello della mia vita. Sicuramente arrivare con la mentalità giusta e con una preparazione atletica giusta, e credo che, anzi sono sicuro che entrambi questi due fattori ci siano, e poi servirà sicuramente grande positività e voglia di andare a vincere. I playoff sono una lotteria, sono partite che si giocano praticamente secche, soprattutto quest'anno, quindi i valori tecnici e vengono praticamente azzerati, e quindi è importante approcciarli bene e avere più voglia degli altri. Sì, sicuramente sì, io sono carico, sono a disposizione, e ripeto, come tutti i miei compagni mi sono allenato duramente sotto, insomma, le direttive del nostro preparatore, e devo dire che il caldo non mi spaventa. Correre mi piace anche sotto 40 gradi, quindi sono contento di farlo, e anzi questi playoff mi danno una spinta ulteriore per cercare di correre ancora di più. Tutti i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. L'appuntamento è con la prossima edizione del TG6, che andrà in onda subito dopo la fine di Diretta Stadio, con cui, come già ricordato, seguiremo il match tra Pisa e Pescara. Grazie per l'attenzione e buona serata.